cronaca che ci sia mai dei bambini col DNA di tre persone, ma questo è cronaca. E si vede che c'è tutto un percorso che ha preso il via. Da sempre l'uomo aspira a trascendersi e a superare i limiti naturali, malattie, senescenza, decadimento, morte. Se in passato questa aspirazione restava un sogno, oggi le tecnologie più avanzate, in particolare quelle legate alla farmacologia, alla genomica, aprono vaste prospettive terapeutiche di potenziamento delle facoltà naturali, memoria, resistenza, psicofisica, durata della vita. A questo punto si può concretamente cominciare a parlare di postumano, un nuovo stadio dell'umanità che si sta liberando dai vincoli e dai difetti tradizionali, prendendo in mano le leve della propria evoluzione, introducendovi un elemento volontaristico e finalistico. Il progetto dei postumani comporta, si sentiva, il superamento dei limiti fisici legati alla corporeità, al potenziamento delle capacità corpo-mentale, magari l'introduzione di nuove funzioni, il controllo delle emozioni e dei sentimenti, la riprogettazione della specie umana. Si vuole attuare l'aspirazione alla felicità che da sempre anima l'uomo. Il postumanesimo, ignorando la prospettiva trascendente, promette tutto qui e ora, e addirittura accenna a una possibilità di immortalità, lo ricordava Sor Costanza. Si tratta di un potente atto di delega tecnologica dalle conseguenze in parte imprevedibili, portando a livelli crescenti la fusione tra biologico e artificiale. Si rischia anche di atrofizzare alcune delle caratteristiche umane più preziose. Questo percorso di potenziamento dovrebbe condurre l'uomo alla vita perfetta, prolungando così l'opera della natura o, in chiave religiosa, collaborando fattivamente al compimento della creazione. La creatura aiuta il creatore. Come si intuisce, dunque, il postumanesimo riguarda anche la fede. Per cui sono questioni molto interessanti, perché non si possono esorcizzare. Noi sappiamo bene che non si risolve il problema semplicemente dicendo questo non va, e uno dice ma in base a che cosa non va? E chi lo dice che non va? Perché oggi il problema di fondo qual è? È di avere un'etica condivisa. Ma dove si costruisce un'etica condivisa? Perché non è pensabile che ci possono essere semplicemente dei presupposti. Qui veniva ricordata una visione antropologica cristiana, dice che mica è condivisa in maniera unanime, tutt'altro, beh, lo sappiamo, ma non dobbiamo tanto fare una questione legata, quello dico da vescovo, a una capacità di presa sulla cultura contemporanea. Serve una difesa di argini che verrebbero alla svelta travalicati. Non è qui, sarebbe semplicemente una questione di potere morale, in cui allora la Chiesa viene infrangersi un suo potere morale e giustamente viene travalicata, perché la storia va avanti. Quindi dobbiamo cercare di metterci tutti quanti come Ulisse in una ricerca e domandarsi dove stiamo andando, perché il semplice esorcizzare o scandalizzarci non porta a nulla, ma là c'è da domandarsi. Ma ciò che sembra ovvio è vero per una risposta agli obiettivi che ci siamo dati? Faccio un esempio per rendermi più chiaro. Noi abbiamo trovato un pianeta sul quale, con i motori di oggi, andando alla velocità della luce, in 70 anni si arriva dove è possibile sviluppare una vita umana. Hanno visto dai calcoli gli astrofisici, me ne parlava Bertin della Normale di Pisa, cioè 70 anni andare, 70 anni ritornare. Capisci bene che occorrerebbe delle astronavi dove vanno molti nuclei familiari, nascono figli, i figli devono imparare e tornano i nipoti. Per cui si capisce che con i motori a scoppio, con i motori che abbiamo ora, idrogeno, ossigeno, antimonio, ci va da molte parti. Per cui mi dicevano questi amici astronomici, benvenuti da altri, il problema della ricerca nello spazio, da una parte è trovare nuove forme per navigare,
perché queste che abbiamo ci portano un vicolo cieco. Dall'altra parte si vede, e Giolesi ce lo dimostra con la Kaiser, che dopo 6 mesi nello spazio non può rimanere oltre, perché arrivano le malattie degenerative, SLA e tutta un'altra serie di problemi. Per cui, se non risolvi la capacità di poter rimanere più di 6 mesi nello spazio, poi dopo te parti, però su Marte non c'è. Allora ci sono tutta una serie di limiti che ti vengono dal motore, che ti vengono dalla permanenza in questo spazio. Credo che allora, come un discorso ecologico, siamo riusciti a farlo, e con l'Allaudato Si, il Santo Padre è riuscito a creare un terreno comune sul quale incontrarsi, non scontrarsi, incontrarsi, per costruire insieme un futuro. È evidente che, e qui c'è stato anche Papa Benedetto con il discorso al Bundestag, dove ha cercato di rifondare l'etica, ma sulla fenomenologia, non più su una filosofia di una legge naturale che si va a presumere, ma sulla effettività, sulla veridicità, sull'incontrovertibilità dei fatti, della fenomenologia. Cosa succede? Che io, se produco, vado avanti con lo sviluppo industriale, non è questo, c'è l'avvelenamento delle acque, c'è l'avvelenamento dell'aria. Cioè, io sono recitato recentemente in Cina, sono tornato, cioè, una cosa allucinante, lo smog che c'è, viaggiano tutte le mascherine. Ma là ci si rende conto che uno sviluppo industriale di questo tipo, che non tenga conto e che non rispetti il creato, è un suicidio. Allora, come ci sono dei limiti oggettivi che vengono posti non da una morale astratta, ma da una evidenza, cioè il creato ti detta le sue leggi. Il creato ti detta le sue leggi. Allora ecco che occorre stare attenti all'anidride carbonica, al buco dell'ozono, occorre stare attenti a questo e quest'altro. Ma è evidente che una tale oggettività, tutto quanto viene, che non si può dire, io non sono d'accordo. È così, è incontrovertibile. Capite? Lo sforzo che dobbiamo fare, come è in atto, ecco l'accoglienza unanime della Laudato Si, perché proprio il Papa si è messo su questa linea della fenomenologia. Dobbiamo cercare di andare avanti su questa linea del cogliere le evidenze, che sono talmente evidenti, che sono principi primi, incontrovertibili, e pertanto l'uso, cioè cos'è che ci accomuna tutti insieme, laici e credenti? La ragione. Io dico un dono di Dio, ognuno di noi può dire, è un'acquisizione dell'uomo nell'evoluzione, siamo d'accordo, è comunque un terreno di incontro dove, ragionando, ci si può trovare d'accordo. Credo che la peggior cosa che si possa fare è non ragionare, non cercare di usare la ragione per dare ragione delle strade che si vogliono intraprendere. Ma come nell'ecologia, ovviamente il Papa fa un passaggio e dice, ma l'uomo fa parte del creato, non è qualche cos'altro. Come i fiumi, come l'aria devono essere rispettati, ma anche l'uomo deve essere rispettato. Ma allora ci sono dei limiti legati alla natura stessa, come c'è dei limiti nell'inquinamento dell'aria, dei fiumi, di acciai e quanto altro, è ovvio che c'è anche un limite legato alla natura dell'uomo. E pongo allora alcune problematiche. Da un po' di anni fa vidi un film, Zenda, sono rimasto colpito, perché avevano teorizzato in questo film, Zenda, che l'uomo sarebbe arrivato alla vita per sempre. Oh, la gente cercava di morire, che non ne voleva più. Cioè, che di un'esperienza così, una vita in questo tipo, sine die, dove era una ripetizione continua di un deja vu, perché poi l'orizzonte immanente è questo, se togli una trascendenza, ecco solo questa immanenza. E questo regista che portava avanti diceva che è un incubo, non è, dice, una conquista, una immortalità simile, un'immortalità di questo tipo, dove c'è semplicemente una fotografia e un prolungamento di uno status quo. Dice, non è, dice, è come rimanere un pollaio. Dice, occorre saper volare, perché l'uomo è fatto per andare oltre, non per rimanere in un'immanenza. Ma allora
viene fuori il problema che la risposta che si dà non è sufficiente. Noi si sta andando avanti verso una ricerca scientifica che cerca di dare una risposta che già in partenza ha dei profondi limiti. Noi si vede che gente che ha piena salute, che c'ha più soldi, poi si ammazza. Ma allora qual è il problema? Allora il problema entrano in gioco ben altri fattori, ma la credo che occorre anche qui cercare di mettersi in questo cammino e dire: ma dove vogliamo andare? Certo, ciò che è possibile diventa difficile non farlo, però bisogna pilotarlo. Certo, diventa difficile non andare a cercare una nuova energia, però noi ci siamo fermati di fronte a Hiroshima, di fronte a Nagasaki, di fronte a Chernobyl, e si dice: quello sviluppo di questa energia in questa maniera no, perché diventa un'autodistruzione. Ma allora, e quindi, e noi si ride anche dell'ipocrisia italiana, che usiamo tantissima energia nucleare comprata dalla Francia, dallo Slovenia, siamo circondati da centrali nucleari per giunta di vecchio stipo, tutti zitti, tranquilli, e invece dire: no, non ne compriamo più di questa energia nucleare perché siamo contrari a questo nucleare, no, per ipocrisia ne acquistiamo e facciamo fare soldi a svizzeri, francesi, sloveni, croati, austriaci e via via, con ipocrisia tutta nostra. Ma allora, anche qui dovremmo allora sviluppare una capacità anche su questo piano del post, del transumanismo e postumanismo, ma dove si vuole arrivare? Ma dove si vuole andare? E allora ecco qui un recupero. Un recupero, e uso la parola oggi non di moda, ma della politica, come governo della polis, politica con la P maiuscola. Ma dove si vuole andare? Allora è che occorre una politica che sappia indirizzare un cammino. Non dico l'ideologia, non dico nemmeno la religione. Una politica dove ci può vedere tutti insieme a ragionare, ognuno in base al suo bagaglio filosofico, religioso, e chi più ne ha più ne metta, ma per dire dove vogliamo andare, dove vogliamo andare, qual è lo sviluppo che vogliamo portare avanti? Nagasaki, Hiroshima, cosa si vuole andare, Chernobyl, oppure un'altra energia pulita? Così, quale medicina, quale ricerca, per quale uomo, per quale futuro, per quale avvenire? Ma siamo proprio sicuri? Ecco, il film lo metteva in luce, che una persona geneticamente perfetta poi sia migliore di un'altra. Ma chi l'ha detto? Ecco che il film lo mette in discussione, capite? Ecco che allora occorre qui a questo punto un di più di politica, un di più di capacità anche di pensiero, io direi di filosofia, dove occorre cercare anche di pensare, di progettare insieme alla luce della fenomenologia, alla luce dei limiti oggettivi. Certo, io con la mia fede potrò essere aiutato a cogliere da una serie di eventi positivi e negativi, un altro in base a un altro codice valoriale, altri elementi, ma insieme potremo cogliere quello che è ovvio. Non si può andare avanti con l'anidride carbonica in questa maniera, con le macchine in questa maniera, giustamente si sta andando verso auto elettriche e presto si soppianteranno tutte le altre, perché non si può andare avanti con un motore a scoppio, altrimenti ci si avvelena tutti, siamo una camera a gas. Allora occorre arrivare a delle evidenze, a una prospettiva di quale tipo di umanità vogliamo, quale tipo di terra vogliamo, e in base a questa nostra riflessione poter dire: qui andiamo avanti, qui non va la pena, qui non va la pena, come abbiamo detto no a Chernobyl, a centrali di quel tipo non ne va la pena, allora preferiamo avere meno sviluppo, però una natura, vogliamo, allora ci siamo sviluppati verso l'eolico, verso i pannelli, verso il solare, diciamo da un'altra parte, allora orientiamo la nostra ricerca, perché di là è troppo pericoloso, è troppo pericoloso. Io ho mio figliolo che va in motorino, cosa vuole? Abbia il casco, perché è troppo pericoloso il motorino, già anche col casco è pericolosissimo per un adolescente. Ma allora occorre questa capacità di riflessione e questa capacità di non dividersi, credenti e non credenti, persone che pensano e persone che invece sono legate ad affari, persone che pensano
Weber cosa diceva dell'uomo? Chi è l'uomo? Max Weber, fondatore della sociologia contemporanea. Un animale imperfetto. Weber, fondatore della sociologia, definisce l'uomo un animale imperfetto perché nelle difficoltà si ferma e pensa. La lepre segue l'istinto e viene uccisa dal cacciatore. L'uomo si ferma e si salva. I grandi dinosauri corrono verso il sud e vengono presi dal gelo. L'uomo si ferma, fa un iglo e si salva. Ecco che allora questo elemento, che l'uomo non è solo istinto, questo animale imperfetto che pensa, penso che questa dimensione del pensare ci debba accomunare. Fra persone pensanti sono convinto che si possa trovare le strade per un futuro dove certamente si può cogliere il positivo di tutta la ricerca scientifica che ci aiuta a estirpare le malattie, che ci aiuta a estirpare il dolore, la sofferenza, ma che al tempo stesso ci abitua a soffrire, ad esempio mi già pallone. Grazie. Ogni riferimento a ieri sera è alla sconfitta della Juve, la Fiorentina, è casuale.